Buon pomeriggio a tutti con le telecamere di GRP Fatti di Sport. Siamo a San Giorgio Canavese in provincia di Torino per la quarta prova di Coppa Italia quadrette categoria A volo, secondo trofeo comune di San Giorgio, finale che vede impegnata la Perosina e il Gaglianico. La Perosina che schiera Pastre, Manolino, Carrera e Nari, mentre il Gaglianico schiera Avetta, Bonino, Doria e Ponzetti. Vediamo in questo momento Ponzetti al suo primo accosto. Ponzetti che, come ricordato lo speaker della manifestazione, presidente della Bocciofila San Giorgio, che ha organizzato questa manifestazione. Ottimo accosto di Ponzetti e costringe già subito Manolino Davide alla bocciata. Ricordiamo che Manolino Davide si è già imposto nella seconda prova di Coppa Italia, Manolino e Pastre, alla Tesoriera di Torino. Vediamo Davide la concentrazione in partenza, colpisce e Ponzetti va al suo secondo accosto. Ricordiamo questa quarta prova dove sono impegnate le squadre che già abbiamo citato. La terza prova si era disputata a Vercelli con la vittoria della Ferriera con la coppia Simone Riaudo e Enrico Barbero. La seconda prova si era disputata alla Tesoriera di Torino, che, come abbiamo detto, visto la vittoria della Perosina con Manolino e Pastre. E la prima prova si è disputata a Novara con la vittoria della BRB a quadrette con Mana, De Regibus, Pautassi e Birolo. Vediamo adesso ancora l'accosto Ponzetti per il Gaglianico. Leggermente corta, ma in posizione abbastanza fastidiosa. Sono giunti a questa finale la Perosina battendo la Ferriera per 13 a 12, scusate. La Ferriera che schierava Riaudo, Barbero, Migliore e Ponzo, mentre il Gaglianico è giunto a questa finale battendo l'ABG Genova per 13 a 3. ABG Genova che schierava Ginocchio, Piccardo, Rossi e Vaccarezza. Adesso è la volta dell'accosto di Pastre per la Perosina nel tentare di far su il punto in terra di Ponzetti del Gaglianico. Ottimo l'accosto di Pastre, leggermente lungo ma che fa su il punto. Gaglianico medita e poi dopo va in accosto con Avetta. Sabato prossimo la quinta prova di Coppa Italia verrà disputata a Carcere, provincia di Savona. Ecco l'accosto di Avetta, corto, non riesce a realizzare. Il 20 ci sarà pure l'inizio, il quarto di finale di Coppa Europa che vede, come già l'anno scorso, uno scontro purtroppo fratricida fra due squadre italiane, la Perosina e la BRB. Vediamo Doria
la bocciata colpisce, e quindi diamo adesso la decisione. La perosina che va imbocciata sulla coppia delle bocce di Ponsetto e Avetta. Manolino alla sua seconda bocciata. Manolino colpisce entrambe le bocce e quindi fa piazza pulita. E tocca ad Avetta andare col suo secondo accosto. Manolino che si sta dimostrando in ottime condizioni di forma. Avetta il suo secondo accosto. Ottimo al costo di Avetta, e questa volta è Simone Nari della Perosina ad andare in bocciata. Partenza di Simone Nari, la bocciata colpisce in pieno petto e ancora gioco libero di bocce. E adesso tocca a Bonino andare in accosto. Buono l'accosto anche se leggermente laterale, un 45 cm laterale, e Pastre per la Perosina decide di andare in accosto. Dicevamo che il 20 ci sarà lo scontro fratricida in Coppa Europa per i quarti di finale tra la Perosina e BRB. Andate il 20 a Perosa Argentina, il ritorno il 27 a Sans. Nico Pastre nel suo accosto, ancora un ottimo accosto, fa su il punto. Decide strategia di gioco il Galionico. E Bonino, Mauro Bonino, decide per l'accosto. Forse leggermente corta, una boccia di Mauro, ancora una boccia in mano per Doria del Galianico, tre bocce in mano per la Perosina. Nari, una boccia, Paolo Carrera, due bocce. Va ancora in accosto con la sua ultima boccia, Doria.
anche per lui boccia leggermente corta, che non entra in gioco. Vediamo adesso la strategia. Paolo Carrera va all'accosto. Decide di stare sulla stessa posizione finora giocata. Rimasta leggermente bassa, ma forse ha realizzato lo stesso il punto. Avetta la misurazione. E viene chiamato l'arbitro. Un punto al momento in terra per la Perosina. Non è riuscito il secondo accosto di Paolo Carrera, che cerca adesso di... non riesce, però comunque forse questa volta ha portato dentro la sua. Ultima boccia in mano per la Perosina con Simone Nari. Cambia strategia di posizione, si pone sul vertice opposto da dove ha tirato fino adesso i suoi compagni. La boccia però esce larga, non riesce a entrare nel gioco, quindi schiena l'ha buttato in mezzo al gioco, quindi 2-0 per la Perosina. Punto in terra per il Galvianico. Da Ponzetti con l'ultima sua boccia e tentare di incrementare il punteggio. Ponzetti all'accosto. Boccia che rimane corta, quindi un punto per il Galvianico e si porta sull'1-2. Mauro Bonino del Galvianico in bocciata sul punto realizzato in terra da Paolo Carrera, colpisce ma carambola anche sulla sua. Punto in terra per la Perosina che si porta sul 3-1. Ricordiamo che arbitri dell'incontro sono il direttore di gara Livio De Bernardi di Novara e coadiuvato da Giannino del San Bernardo. Al costo di Avetta per il Galvianico, il tentativo di far suo il punto, punto in terra di Pastore, realizza e quindi si porta sul 3-2 per la Perosina. Pallino salvezza per Mauro Bonino del Galvianico, lo fallisce,
leggermente storto, quindi possibilità per la Perugina di incrementare il vantaggio. Bocciata di Paolo Carrera per tentativo di realizzare tre punti, colpisce di leggero, due punti in terra ci porta sul 5-2 per la Perugina. La retta del Galgianico imbocciata, tentativo di togliere il punto di Simone Nari, peccato, colpisce la sua, due punti in terra per la Perugina che si porta sul 7-2. Simone della Perugina all'accosto, punto in terra di Doria del Galgianico. Carambola, con novità consegna due punti al Galgianico. Simone Nari della Perugina all'accosto nel tentativo di togliere i due punti in terra del Galgianico dopo aver portato in boccia. Quindi punto in terra per il Galgianico che si porta su 3-7. Bocciata di Flavio Avetta, tentativo di colpire per far suo il punto. La colpisce, punto in terra per il Galgianico che si porta sul punteggio di 4-7. Ultima boccia in mano per Doria nel tentativo di aggiungere un altro punto, già tre punti in terra per il Galgianico. Vediamo la boccia di Doria, un ottimo, sono quattro punti che portano il Galgianico in vantaggio per 8-7 sulla Perugina. Pallino salvezza per Simone Nari, lo colpisce, quindi ancora una possibilità per il Galgianico di incrementare il proprio vantaggio. Ultima boccia per Paolo Carrera per la Perugina nel tentativo di far suo il punto, ancora quattro bocce in mano per il Galgianico. Punto in terra che rimane per il Galgianico. Vediamo le decisioni che... Boccia comunque Bonino, la boccia che può dar fastidio per l'accosto. Bonino imbocciata, la colpisce e quindi possibilità di fare quattro punti per il Galgianico.
tre punti in terra per il Gaglianico ed è ancora Doria con l'ultima sua boccia in accosto per cercare di incrementare i punti. 4 punti, quindi con 4 punti il Gaglianico si porta sul 12-7. Manolino in accosto, il tentativo di fare 2 punti, realizza e si porta sul 9-12. Ultima boccia in mano per Doria del Gaglianico con la possibilità di fare il punto e fare partita, altrimenti punto in terra per la Perosina quando manca 1 minuto al termine dell'incontro. Quindi è possibile sicuramente un'altra giocata se non facesse il punto Doria. Ottimo accosto di Doria e si porta sul 13-9 per il Gaglianico che si aggiudica la 4ª prova di Coppa Italia a quadrette. Il Gaglianico che schierava Avetta, Bonino, Doria e Ponzetti per la Perosina, Carrera, Manolino, Nari e Pastre. 4ª prova di Coppa Italia, siamo con Carlo Pastre, portabandiera del Perosina Boulanger, 2ª finale in 4 prove. Sì, il risultato è buono, c'è un po' di rammarico per non essere riuscito a vincere, a perdere tutte e due le volte la finale. Comunque oggi onora i vincitori perché hanno giocato una partita bellissima, sbagliando poco, e penso che abbiamo fatto una buona prova nel complesso. Potevamo ancora giocarcela fino alla fine, una boccia in più, e potevamo giocarlo l'ultimo tiro, giocarcela forse fino all'ultima boccia. Comunque hanno giocato benissimo, hanno fatto 2 tiri in rimonta sull'ultima riga giocando 15 bocce su 16 e hanno fatto la differenza. Siamo con l'assessore allo sport della regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris. Sempre presente ormai a queste manifestazioni? Ma volentieri ci vengo, anche perché è il mio territorio e lo amo molto, ma soprattutto perché è stata una finale tutta in casa, tutta piemontese, ha vinto una squadra di San Giorgio, proprio, però non del territorio del Canavese, ma non significa che gli altri non abbiano fatto valere le proprie capacità. È molto importante perorare la causa di questo sport, perché è uno sport per ogni età, lo dimostrano i partecipanti presenti e lo dimostra anche il numero fitto di sportivi che lo frequentano e lo amano. Siamo con Giancarlo Ponzetti, presidente della bocciofila del San Giorgio, che ha organizzato una manifestazione ad altissimo livello, ma non solo, e si è aggiudicata anche il primo premio. Ah, questo ci è andato molto bene, noi facciamo questo piccolo mestiere qua perché vogliamo bene le bocce, non abbiamo pretese di inventare niente di nuovo, lo facciamo senza interessi, è andata molto bene perché giocare una gara di Serie A, per me che non sono ovviamente un atleta da Serie A, e vincerla è stata una bella cosa. Poi abbiamo giocato veramente molto bene, sono contento per i miei soci che non hanno sprecato nulla. Abbiamo fatto le ultime 3 partite, una contro la BRB di Ballabene, grosso, tanto per capirsi, quindi non è che abbiamo giocato con la Proverselli in termini calcistici, erano tutti Juventus sostanzialmente. E questa con la Perosina, la finale, è stata molto impegnativa, sono stati in vantaggio loro fino a 20 minuti dalla fine, poi abbiamo fatto 2 giocate belle, ci siamo anche divertiti, dai.